Giovanni Russo, per 2 minuti ne ha facoltà. Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi. Ieri abbiamo celebrato il 161esimo anniversario dell'esercito italiano e nel mio messaggio al signor Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ho voluto rivolgere un commosso pensiero a quanti, nell'adempimento del proprio dovere di soldato, hanno sacrificato con abnegazione e coraggio il bene supremo della vita. Ecco, oggi vorrei indirizzare questo saluto, grato e doveroso, e vorrei che per suo tramite, signor Presidente, lo indirizzasse tutta quest'Aula al capitano Manuel Fiorito ed al maresciallo Luca Possinelli, che 16 anni fa sono caduti in Afghanistan vittime di un vile attentato terroristico. Con loro il mio pensiero va alle loro famiglie e ai 4 militari feriti in quella stessa occasione: Salvatore Giarracca, Massimiliano Clementini, Emanuele Rivano e Salvatore Mastromauro. Viva il Corpo degli Alpini, viva l'Esercito Italiano, viva l'Italia. Grazie. Grazie a lei.